bandiera, cara mia. È non ha mai la bandiera. Tutto cambiato. Suo padre è del 18° reggimento. Allora resto. Colonnello? Carica! Carica! Scusate, ma che cosa c'è tra il mio padre? Sono cose che non vi riguardano più, cara signora. Il 18°, eh? Dico, a noi! Strano tipo proprio curioso. Fino a poco fa si risperava per me. Adesso perché mio padre è in artiglieria e non in infanteria. Madame, sì. Una carrozza presto. Sì, signora. Visto che il mio signor marito non torna, lo andrò a cercare io in carcere. E sarà un incontro breve. No, mamma, vado a trovarla. Non vedo l'ora di avere una spiegazione. La carrozza della signora Fontignone è pronta. Grazie. Scusate, signora, credo che siate in errore. La carrozza è per me. Siete voi in errore, signora. Avete sentito quello che ha detto Madame? La carrozza per la signora Frontignan. Ebbene? La signora Frontignan sono io. Oh, voi? Sì. Ah, e voi siete la signora Frontignan? La moglie del dottor Frontignan? Arrivata qui ieri mattina. Con mio marito, appunto. Oh, l'amante. E il suo amante ha la faccia di farsi passare per sua moglie. Ma perché me lo domandate? Perché? Ah, indovino. Voi siete la sua amante. Oh, eh già. Oh, visto che voi siete la moglie, io non posso essere che l'amante. Allora, signorina, arrivate a proposito. Stavo appunto venendo a cercarvi. Oh, sono felicissima di avervi risparmiato la corsa. Da quanto tempo siete l'amante di mio marito? E voi da quanto tempo siete la moglie del mio amante? Scusate interrogarmi. Vi ricordo che sono la moglie del dottor Frontignan. Infatti me l'ero dimenticato. La sfrontatezza di certe signorine è inaudita. Ci contendono i mariti di sotto il naso. Ora assicuratevi, signora. Non ho alcuna intenzione di contendervi, Frontignan. E allora perché siete venuta qui? Perché non sapevo che avesse moglie. E ora che lo sapete? Non turberò la vostra pace coniugale. Tenetevelo! Davvero? Ah, ma allora non l'amate? No, da quando ho saputo che voi siete sua moglie. Ah, gli uomini sposati non vi piacciono, Per l'appunto. Ah, avete ragione, procurano un mucchio di seccature. Molto più, molte più di quanto possiate immaginare. Oh, e poi di uomini ce ne sono tanti. Una bella donna come voi. Oltretutto, ho sentito che qui in hotel è arrivato un americano ricco. Grazie, l'ho già adocchiato. Oh. Finalmente mi hanno rilasciato. Oh, ma Angelica e Odette insieme. Però lasciatemi sola proprio un momento. Per liquidarlo? Va bene. Oh, Fronfron, sii gentile con lei, lo so, falle un regalo. Angelica, piccola mia. Attento, Fronfron. Vostra moglie potrebbe sentirmi. Mia moglie? Ma sei tu mia moglie? Oh, ma non farmi ridere. Vostra moglie è entrata adesso nella vostra camera. Ah. E io sono la vostra amante. Tu sai? Sì, sono la vostra amante. Ma non lasciami spiegare. Oh, ma non dovete giustificarvi, Fronfron. Non sono forse venuta qui, non chiamata, a turbare la vostra pace coniugale, ma rassicuratevi, Fronfron, non sarò un amante invadente. Ho promesso alla signora Frontignan di troncare la nostra relazione e manterrò la promessa. Ti prego, non parlare così. Se sono venuto qui con un'altra donna, è perché sono un marito fedele. Oh, ma non è a me che dovete delle scuse, Fronfron. Non confondete la moglie con l'amante. Ma io non ho un amante. E io che sono? Sei mia moglie. Madame? Sì? Da bere. Cos'è che bevono le signorine allegre qui? Un cocktail. Ebbene, un cocktail molto, molto alcolico. Ma quale cocktail? Una camomilla? Una lasagna che ci vuole? Ma tutto questo è inaudito. Adesso calma. Una volta. Io vi rendo la vostra libertà e vi riprendo la mia.
non abbiamo più niente da dirci. Angelica, in nome del cielo, non puoi condannarmi senza prima ascoltarmi. Non conoscevo quella donna 2 giorni fa. Oh, l'americano. Prezzo! Venite qui voi. Oh, yeah. 20 minuti fa voi mi avete offerto la luna per diventare la vostra amante. Ebbene, accetto la luna. Non ascoltatela, non ascoltatela. Sorry, please. 3 settimane fa voi mi avete fatto becco. Come dite? Non mi avete fatto becco. Ma ti devo spiegare. Addirittura 2 amanti. Ma sempre perché sono un marito fedele. Il numero della vostra casa. Sì, sì. 38. Fra un'ora sarò lì. E yeah. Finalmente sarò vendicato. Angelica, non starai facendo sul serio! Signori, vorrei pregarvi di abbassare il tono della voce. Andatevene, non rispondo più di me! Il commissario non avrebbe dovuto rimettervi in libertà. Ma è stato rimesso in libertà? Sì! Ma andatevene, dunque! È infortunato la signora Colombo! Non siamo in colpa! Che razza di uomo sono io? Sono un infelice che tutto accusa e che non è colpevole. Ah, e non siete voi ad essere venuto qui con una donna? Non siete voi ad essere stato l'amante della signora Bryson? Non siete voi ad aver oltraggiato il pudore? Sì, sono stato io. E nello stesso tempo non sono io. Non è stato io che ti sta parlando in questo momento. È un altro io. Un io irresponsabile. Un io sotto il potere delle maledette pillole d'Ercole. Le pillole d'Ercole? Sì, invenzione diabolica di Lagrec. Una droga infernale che mi ha fatto prendere a sua insaputa. Una droga che eccita, che fa perdere la ragione. La mente si ottenebra e viene fuori la bestia. Non c'è bestia che non si possa domare, ma voi non crederete che io mi lasci incantare da questa storia delle pillole d'Ercole? Ci crederà la signora Frontignan. Quanto a me, addio! Addio? Non vuole credermi? È impazzita! È tutta colpa di... La Miretti! Frontignan! Oh, stai pure tranquillo! Mia moglie sa tutto! Tutto? Sì! Ascolta, andrò da lei e le spiegherò ogni cosa. Tu dimmi pure quello che vuoi. Ma se entro un quarto d'ora non l'avrei convinta della mia innocenza, non uscirei vivo da questa... D'accordo, d'accordo, un quarto d'ora. Ma siete voi, mascalzone! Io vi giuro, signora, che vostro marito non è responsabile delle sue azioni. Sono io solo, capite? Io solo la causa di tutto. Voi e le vostre pillole d'Ercole. Ma voi mi credete così stupida da credere a questa storia? 12 minuti! I santi sono preziosi, vi supplico, credetemi! Oh, ma come posso credere a voi? Fino a poco fa mi stavate raccontando che Frontignan era in carcere per un consulto! Ma perché pensavo che non l'avreste mai saputo? Appunto! 11 minuti! Oh, signore, il tempo passa! In nome del cielo! Oh, insomma, che voi vogliate salvare il vostro amico è comprensibile. Ma la scusa delle pillole d'Ercole io non la verrò mai! Bene! Il vostro cocktail, signore! Oh, grazie! Angelica, ti prego! Non bere quella roba! Avevo detto camomilla, forzata! Ma insomma, ma tu guarda! Ma insomma, ma guarda! Lavirette, 7 minuti! Me ne bastano 5! Sì, voi credete di convincermi in 5 minuti? Ne sono sicuro! Oh, veramente? Ebbene, sentiamo che cosa avete da raccontarmi! Assolutamente niente! Assolutamente niente? Vabbè, allora me ne vado! No, ve lo impedisco! Con quale diritto? Con che diritto? Ma che caldo, fa qui tutto d'un tratto. Non trovo
trovate? Dov'è Frontignano? Ma che mi importa di Frontignano? Ma perdonami, dov'è? Un gran corpo! Presto, correte, correte dietro al dottor Frontignano. Deve essere qui intorno. Portatemelo qui, vivo, morto, 3 minuti, per voi ci saranno 200 franchi. Oh, grazie, signora. Ma fa veramente molto caldo, non vi sembra? E i colpi, state tranquilla, state tranquilla, state buoni. Si apre che arrivi. No, 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 io non sono tranquillo, sono brutto, molto brutto. Siete bravi. No, 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 state tranquilla, state buoni. Mi sento tutta. State buoni. Continente che non arriva. E su, finalmente. Resta qui con tua moglie, Donna Sciarla, per nessun motivo. Oh, dai, come... Vai, via, su, prendi. Sei convinta della mia innocenza? Convinta, ma nemmeno per sogno. Come no? Amore. Oh, no. Io ti odio, ti detesto. Angelica, che voglia di... Oh, ma deve essere il cocktail! Che l'abbia fatto prendere! Il cocktail! Oh, mi sento con un gran caldo addosso! Mostro! Perché mi hai tradito? Ma l'ho fatto apposta! Oh, non è vero! Sì! Non ho saputo resistere! Come tu non puoi resistere in questo momento! Non posso resistere! Proprio! Perché per convincerti la diretta ha dato anche a te. Le pillole d'Ercole? Sì. Crederai finalmente? Ma neanche per idea. Ma come no? Ti dimostrerò che malgrado tutte le pillole del mondo si può resistere. Come? Scappando! Entrate in camera 2, si chiusa a chiave. Ma fai il filo dentro dalla finestra, cretino. Dalla finestra, volo, corro. Se non ci fossi io. La pistola l'avrà liquidata. Ma siete voi? Eccovi. Un istante, Come un istante? È fatto. Fatto cosa? E ora è nelle braccia di suo marito. Vostra sorella è dunque sposata? Sì, con dottor Frontignano. Cosa? Sposata? E ora lo sta perdonando. Fran è sposato e sua moglie... Oh! Ma mi vendicherò allora! No, voi non farete assolutamente nulla. Vi ha restituito l'onore e quindi voi potete ritornare a Parigi a testa alta. Ma il mio donipetto chi me lo ridà adesso? Ma ve lo do io. Il vostro do, il vostro re, il vostro mio, il vostro con tutta la scala. Davvero? Calmando il colonnello, l'ho visto dalla finestra. Signor amico! Mi raccomando, Ned, quando lo vedrai, devi gettarti tra le sue braccia gridando. Cielo, mio padre! Sì, eccola. Oh, Mario, tu cerchi tua figlia. Silenzio. Signora, voi avete trattato il colonnello Mario Cardilli come un semplice coscritto. Io? So tutta la verità. Oddio. Suo padre è colonnello d'artiglieria. No, è caporale dei granatieri. E voi così dicendo vorreste far ricadere sulla fanteria le responsabilità della cavalleria. Cavalleria, sempre esercito francese. Sì, ma ci sono troppi padri per una figlia sola.